Ben trovati cari appassionati di calcio a 5, la 21esima puntata di Mondo Futsal, la rassegna che vi regala i resoconti, i servizi di approfondimenti sul calcio a 5 giocato su tutti i campi della provincia e non solo. Ne parleremo tra pochissimo, iniziando dalla C1, visto che la Serie A è in attesa di sviluppi e di responsi. A tra poco. Come dicevamo, per la massima categoria in programma sabato una gara decisiva per l'Axed Group Latina, che al Paolo Bianchini ospiterà il Monte Silvano alle 18. Rispondere presenti all'invito del club nero azzurro per questa partita fondamentale. Concentriamoci dunque sulla C1 e su una gara che è stata rinviata tra Mirafin e Ginnastic Studio Fondi. In campo dunque le altre due formazioni, entrambe sconfitte, le altre due formazioni della provincia pontina, iniziando dalla Eagles Aprilia, che colleziona tonfi a volontà, ha perso questa volta 9-0 al cospetto della Fenice. Stessa sorte è toccata all'Atletico Anzio Lavinio, superato dalla Vis Gavignano. Questa la situazione di classifica in attesa, come detto, del confronto tra Mirafin e Ginnastica Studio Fondi. In testa c'è Ferentino a quota 61, la Mirafin è a 57, Fondi a 54 e poi Vigor per Conti 45, Paliano 38, Rocca di Papa 37 insieme al Savio, Progetto Futsal 31, a Pagliate a quota 28 ci sono Albano e Virtus Fenice, 23 punti per Velletri, 22 per l'Atletico Anzio Lavinio e 19 per la Vis Gavignano, e desolatamente a quota 0 chiude la Eagles Aprilia. Partiamo col consueto resoconto sulla serie C2, iniziando dal girone B e dalla sconfitta casalinga per la Vigor Cisterna, battuta tra le mura amiche dal Generazione Calcetto col punteggio di 4-3. Questa è la situazione di classifica: guida la Nord-Ovest Calcio a 5 con 66 punti, segue lo Sporting Città di Fiumicino a 53, la Fortitudo Pomezia a 49 e poi lo Spinaceto 70 a 40, la Vigor Cisterna è a 38 insieme alla Tor Tre Teste, la Onei a 33 insieme alla Pisana e alla Generazione Calcetto, 32 punti per lo Sporting Club Marconi, 3 per il Fiumicino 1926, mentre la Eurofutsal è a 13, la Virtus Ostia a 12, la Roma Calcio a 5, Fanalino di Coda a quota 6. Per quanto riguarda il raggruppamento C, si registra una vittoria esterna importante per lo United Aprilia, che supera il Città di Ciampino per 4-2. Nel prossimo turno gli apriliani ospiteranno la capolista Città di Colleferro, che in classifica è a quota 60, seguita a una sola lunghezza di distacco dalla Virtus Aniene. E poi c'è un autentico abisso con il forte Colleferro a 48, il Real Ciampino a 47, lo United Aprilia a 45, la History Roma a 40. Città di Ciampino 35, Penta Pomezia 32, Atletico Genzano 26, Atletico Marino e Sporting Club Palestrina a 20, Pavona Calcio a 5 a 19 punti, la Virtus Divino Amore a 15, l'Airone chiude a 10 lunghezze. Soffermiamoci adesso sul girone D e sulla vittoria pesantissima nel big match con Minturno da parte della Vis Fondi. Dunque vittoria esterna, una seria ipoteca sul titolo finale per i fondani. È stata una gara tiratissima che ha visto prevalere il rosso-blu di Mister Collo. Le inseguitrici cadono tutte, l'FC Cisterna sul campo del sempre ostico Futsal Ceccano. E lo stesso destino è per lo Sporting Giovani Risorse, battuto sul campo di un redivivo Real Podgora. Il DLF Formia travolge Rito Alliri con Guastaferro, super mattatore, autore di 11 gol. Vittoria importante in chiave bassa classifica per il Città di Marina Minturno sul terreno dello Sport Country Gaeta e per la Fortitudo Terracina, che si aggiudica il derby contro il Real col punteggio di 3-1.
Grazie al successo nel big match vola dunque in classifica in vetta la Visvondi a quota 53, il Minturno segue a 49 insieme allo Sporting Giovani Risorse, l'FC Cisterna è a 47, il Real Podgora a 44, il Futsal Ceccano a 40, lo Sport Country Club a 39, il DLF Formia a 35, 32 punti per la Connet, 24 per il Città di Minturno Marina e 22 per il Real Terracina. La Fortitudo Terracina è a 16, l'Isola Liri a 4, mentre è ancora all'asciutto l'Atletico Alatri, 0 punti. E non potevamo certo mancare a questo prestigioso, elettrizzante appuntamento la sfida al vertice tra Minturno e Visvondi. Gustiamoci il servizio confezionato per noi da Oscar Macaro e Luca Napolitano.
Chiudiamo in bellezza con il girone unico di Serie D e chiudiamo con un KO che significa però trionfo per la capolista Virtus Latina Scalo. Perde in casa infatti con lo United Latina, la Virtus, ma festeggia ugualmente la matematica vittoria anticipata del campionato. Una stagione da dominatrice, quella vissuta dalla compagine dello Scalo guidata da mister Marracino. L'Atletico Sperlonga si fa imporre il pareggio dai ragazzi terribili dell'Accademia Sport, mentre la Polisportiva Stella espugna il campo del Golfo Spinei. Vittoria importante dello Sporting Terracina, che batte a domicilio l'Atletico Rocca Massima, mentre il Flora vince soffrendo contro il Maranola. Il Formia 1907 travolge il Monti Lepini e il Real Fondi doma il Le Forna Ponza. Divisione della posta invece tra Faiti e Città di Pontinia, con il risultato finale di 4-4. Dunque la classifica: al comando, campione della stagione strepitosa, la Virtus Latina Scalo, 72 punti. L'Atletico Sperlonga è a 59, lo Stella è a 55 e poi l'United Latina è a 43, lo Sporting Terracina 42, 41 punti per il Real Fondi, 39 per l'Accademia Sport, 38 per il Flora e il Formia 1905. Seguono Monti Lepini a quota 31, Golfo Spinei a 30, Città di Pontini a 25, Faiti 22, Maranola 21, l'Atletico Rocca Massima è a 18, Le Fornamare a 16. Ma andiamo a rivivere questa sconfitta dal sapore tutt'altro che amaro per la capolista Virtus Latina Scalo nel match con lo United Latina, il servizio realizzato da Daniele Porcelli. Davvero niente per raggiungere l'obiettivo stagionale della Virtus Latina Scalo, capolista del raggruppamento pontino. Questa importante sfida ad aprire il programma della 25esima giornata nel campionato provinciale. La Virtus Latina Scalo che affronta in casa lo United. Parte in questo istante il confronto. La possibilità poi per cedere il pallone, c'è la possibilità e c'è il gol del vantaggio per quanto riguarda lo United di Latina. È Cipriani, Bulboaga viene avanti nella zona centrale, adesso è Vitelli, adesso è la respinta di Temporini, Cesaro che recupera Fagioni, la possibilità, il tiro, il gol del raddoppio con Crozzoletto al 14esimo. Prova poi la soluzione, palla ribattuta, Gervasi se ne va anche, Fagioni, la possibilità del gol con Fagioni, ancora Venturiello, il tiro soltanto l'esterno della rete, Cipriani, la possibilità, la palla messa in mezzo, pericolo adesso Gervasi, il tiro con Venturiello sul pallone, solo un uomo in barriera per lo United, la finta con il corpo Corbi, Bulboaga ci prova adesso in successione la Virtus Latina Scalo, palla che è recuperata da Corbi, il tiro ribattuto dal calcio d'angolo all'indietro, Marini, il tiro alla rete, il gol di Marini, Damiano Corbi contro Trombin, parte la rincorsa di Corbi, il tiro alla rete, il gol, accorcia ancora la Virtus, pallone, parte il fischio, parte anche Corbi, il tiro e la botta centrale, Corbi per il vicino Riccio, Marcelli, la finta con il corpo, il tiro da parte di Marini, brivido per lo United, c'è stata la deviazione per cui ha concesso il calcio d'angolo, Marini in mezzo per Corbi, ancora per continuare su, proprio sulla parte centrale, quindi gestisce questa occasione, un tiro insieme a Bulboaga, dopo pochi attimi della ripresa Marcelli, il tiro sopra la traversa a Bertacchini, Marcelli, Bulboaga, ancora Vitelli, si salva Trombin, Bulboaga, Marcelli, Riccio, lo scambio, Marcelli ci prova, trovando anche la possibilità per scagliare il pallone a rete la Virtus Latina Scalo, Mameli in spaccata aerea, Bulboaga, Riccio,
la possibilità, si accentra, poi fa partire il tiro, trova in Vitelli un compagno di aiuto, Marcelli, il tiro ribattuto ancora Marcelli, c'è il gol del pareggio, il gol del pareggio con Marcelli. Bertacchini alza, recupera il pallone, ancora Marcelli, se ne va da solo, la palla messa in mezzo, spinge Trombin indietro per Bulboaga, Marcelli subito in avanti, recupera Mameli per lo United, Fagioni si gira, è recuperato Bertacchini all'indietro, Cesaro, Bertacchini si salva, adesso Dorati, la battuta, poi il piattone davanti alla porta di Dorati, parte il tiro di Fagioni e poi sulla respinta di Dorati ci prova anche Gervasi, Bulboaga, Marini se ne incura in area ed è, c'è la respinta di Trombin, Turiello per la Virtus Latina Scalo, all'indietro per Marini, il gol di Marini, ci deve essere il fischio del direttore di gara per poter rimettere in gioco il pallone, Marini, Venturiello, carica il tiro, ribattuto da Trombin, Marini e ancora Trombin, c'è Bulboaga in avanti, da solo, a due uomini, la finta con il corpo, vederai non il... Il tiro da parte di Bulboaga, Rainone, Venturiello, parte il fischio, piccola rincorsa di Corbi, Marini, ancora Corbi che raccoglie e c'è Mameli, Fagioni, Mameli, subito lo scambio, la possibilità, Mameli, Gervasi, Fagioni, Mameli, la deviazione di Corbi, il pari, Corbi, Marcelli, Bulboaga, la finta più volte a rientrare, il tiro poi ribattuto, la prova, la possibilità, Corbi che tira, si spegne sul fondo, è un brivido, e fuori Marini, in mezzo il tiro da parte di Vitelli, ribattuto da Trombin, riparte lo United, se ne va Gervasi, il tiro, Fagioni all'indietro per Gervasi, Dorati, calcio di punizione per lo United, Fagioni, lo scambio, il tiro e c'è il gol del vantaggio ancora dello United, proprio allo scadere arriva la doccia fredda, prova adesso a difendere il pallone, Fagioni finisce, qui l'arbitro dice che può bastare, la Virtus Latina Scalo battuta in casa dalla United per 5-4. Prima di salutarci, congediamoci con la consueta parentesi sui gironi romani, in particolare su una gara disputata tra Città di Anzio e Città di Cave, un servizio realizzato da Gianfranco Marcello. Vediamo.
Termina così la 21esima puntata di Mondo Futsal. L'invito è a continuare a seguirci quotidianamente sul sito mondofutsal.net e poi attraverso le immagini di youtube.com/mondofutsaltv. È veramente tutto, come di consueto i ringraziamenti a Marco Dell'Orco per la regia, ai colleghi che hanno contribuito con i loro servizi e a voi che ci seguite sempre numerosi. Appuntamento alla prossima settimana.